Mi chiamo Stefani Francesco e praticamente la mia cosa del lavoro, la mia vita del lavoro, lavorativa, sta a fare l'artigiano. Ho 41-42 anni di batirame, dopo naturalmente sono andato in pensione e adesso praticamente come rame resta poco niente. Ecco. Adesso con Battista della saldatura go da rifilare il tocco, se no mi taglio le mani e allora che diamo un colpetto con la forbice. Ecco, fatto questo lavoro qua, adesso bisogna andare a spianare la saldatura con la mazzola. Bisogna andare su un tronco di ferro e si spiana la saldatura. Adesso qua spianiamo la saldatura con la mazzola, che allora diventa più bella liscia. Avanti, martellarla. Ecco, adesso è bella spianata, si può andare avanti con la prossima lavorazione. Ok, adesso per martellare il tocco qua, abbiamo da cambiare i polsi, perché qui che ho adoperato prima, mi va bene, che voglio due polsi lucidi. Allora noi leviamo questi. E mettiamo su questi due bei polsi qua, bei lucidi, perché la martellata la gada risulta più pulita possibile. Adesso si procede a battere. Su. Adesso qua praticamente abbiamo finito da battere e ne spostiamo la bordatrice. La bordatrice sarebbe una macchina che la fa i bordi per indurire il materiale. Praticamente adesso qua noi altri facciamo l'impostazione per mettere il fondo. Allora si adopera la bordatrice e si fa un canale. Se lo porta a misura che si vuole. Eccola qua. In questo caso qua sono 3 centimetri. Questo vaso qua necessita un bordo di 3 centimetri. Ecco fatto. Fatta questa operazione qua, si acciappa da nuovo i rulli e si cambia, si mette su un'altra serie di rulli. Adesso che niente qua abbiamo finito il tocco con il passaggio di prima, niente adesso qua fermo su un bordo per attaccare sul fondo. Se lo verde cosita e viene più bello rigido. Ecco fatto un bel bordone qua, perfetto. Questa è la successiva fase per fare sto vaso, no? Allora, questa qua è una macchina bellissima, utilissima, è un gran bel macchinario, però è un gran problema, che è pericolosissimo.
Allora, a forza di pensare come risolvere questo problema di questa macchina, abbiamo detto, cavolo, i ga, anche chi che i spadaccini, i guanti di ferro, per cosa che gli altri non possono farsi un guante di ferro? Allora, forza di far prove, abbiamo risolto il problema. E i guanti di ferro abbiamo risolto con di tale. Questo qua, mettendo che dentro l'indice, dentro qua, abbiamo risolto il problema, perché con questo qua problemi sulle mani non veniamo più. Cioè, anche se scampa il vaso, non c'è nessun problema. La mano la resta sempre bella integra. Ecco, praticamente adesso cominciamo a fare il lavoro. Svasare il bussolotto qua, andiamo a ricorrerlo per poter lavorarlo meglio, perché adesso diventa duro. Allora con la fiamma se che dà una cotta sul bordo, leggera però. Qua il problema è che bisogna stare attenti, perché l'oton, appena che ti dai qualche grado in più, e se cola, è proprio che ti butti via tutto. No, non è niente da fare. Lei è materiale bello, ma è materiale delicatissimo. È un punto di cottura molto leggero.